Fiammetta Rossa, assessore di Saluzzo. Qual è l'importanza che ha ospitare questo progetto per Saluzzo? Ma in primo luogo dimostrare che anche i territori piccoli, lontani dai capoluogo di regione o di provincia, possono offrire un progetto culturale e di integrazione sociale di assoluto primo piano. In secondo luogo è una valorizzazione delle molte attività di integrazione e di inclusione che noi abbiamo avviato col carcere di Saluzzo. Saluzzo è sede tradizionale storica di istituto di pena e attraverso il recupero del vecchio carcere della Castiglia, dove oggi ci troviamo, ha avviato una riflessione critica, integrata, di quello che è la funzione della pena e delle sue funzioni sociali, così come si sono trasformate nell'arco dei secoli. Ma attraverso l'attuale istituto di pena, quindi il carcere contemporaneo, ha saputo attraverso due progetti, uno la scuola, la sezione ristretta del corso del liceo artistico dell'Istituto Solleri Bertoni, e due attraverso laboratori teatrali dell'associazione Voci Erranti, che ormai dal 2002 sono entrate in carcere e hanno proposto il teatro come linguaggio per costruire un legame, una relazione che è stata proficua, che è stata feconda fra la comunità e i detenuti. I temi che propongono i laboratori teatrali sono temi che non ci consentono di distinguere fra un dentro e un fuori, sono temi che interrogano le persone e le fanno crescere. È un teatro che ha una funzione sociale importante, che è un servizio di educazione a tutta la cittadinanza. Mi vengono in mente in questo momento due spettacoli che sono stati, secondo me, veramente un'occasione di crescita culturale importante per tutto il territorio. Quello dedicato a Don Milani, La classe, che è stato anche premiato a livello nazionale, perché riproponendo la figura di Don Milani si interrogava sul valore della formazione, della cultura, nel processo di consapevolezza e di cittadinanza di ciascuno di noi. E lo spettacolo bellissimo Non calpestare i fiori, in cui si proponeva una lettura dei principi generali della Costituzione, che è stata un'occasione per le scuole, per tutta la cittadinanza, di parlare di diritti fondamentali e di valori fondativi, e che è stato un momento proprio di grande unità fra la comunità cittadina e il carcere.